Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua a piedi nudi a fare un nuovo In Cucina con Ciccio. Signori, subito un bel pollicino in su per il vostro Ciccio Gamer 89. Ragazzi, oggi facciamo un piatto salato. Che piatto salato facciamo? Facciamo i funghi portobello ripieni. Diciamo ripieni per modo di dire, perché vedete che cosa andremo a fare. Adesso, per favore, caro editor, vorrei che qui ci fosse Goku che lancia un'onda energetica da qualche parte. Gentilmente. Che onda energetica pazzesca! Mi aveva quasi colpito. Allora, signori, iniziamo. Questi sono i funghi portobello, sono molto molto dolci, sono molto molto buoni. Vi faccio vedere come li pulisco io e come li cucino io, ma prima vi dico gli ingredienti. Gli ingredienti sono funghi portobello, del prezzemolo, carne macinata, salsicce, io prendo quelle macinate grosse, cioè quindi quelle a pezzi per dire, abbiamo della paprika, abbiamo del rosmarino, abbiamo dell'aglio in polvere e abbiamo dei semi di finocchio. Qui è tutto molto molto variabile. Ci volete mettere una salsiccia piccante, che in questo momento io non ho, perché l'altra volta quando ho fatto le prove ce l'ho messa, metteteci una salsiccia piccante. Non ci volete mettere la salsiccia, non ce la mettete. Volete mettere una salsiccia di prosciutto, metteteci una salsiccia di prosciutto. E qui vorrei un maialino che rotola, ma un maialino molto simpatico, dove fosse possibile, caro Michele. E come si puliscono i funghi? Allora, si dice che vanno salati e lasciati spurgare per 30 minuti, ma io l'altra volta non l'ho fatto, non siamo morti, quindi ipotizziamo che vada bene semplicemente prendere, seguimi, uno straccio, metterci un goccino di acqua e andiamo a pulire la cosiddetta, immagine rossa, cappella del fungo. E che questa qua è la cappella del fungo, ragazzi. Io già mi immagino le vostre battute stupide, perché voi fate delle battute stupide, siete molto molto a doppi sensi, cose. Io sono una persona così invece carina che non ci penso proprio, che voi veramente siete delle persone incredibili. Oh, e andiamo a pulire la capocchia del fungo. Quindi andiamo a fare così. Questi sono funghi freschi, io per esempio ne ho presi di più di quelli che mi servivano, perché li vendono così, però li ho messi in congelatore e si possono riutilizzare. Poi ci andiamo a prendere il nostro coltello. Dato che stanno in frigo da 2-3 giorni, io vado a pulire leggermente, ma proprio ragazzi, di un'inerzia, ma lo sto facendo più che altro per togliere la superficie, anche perché raga, non è che sto coltello andava tanto tanto bene. Ok, per questo qua il profumo è buonissimo e vado a prendere un coltello dove non mi spacco la faccia. Quindi mi prendo un bel... ma incredibile. Vabbè, se è fulminata la lampada la ricompreremo, al momento oggi andiamo avanti così, non dovrebbe essere catastrofico. Stavamo dicendo, ho preso una forchetta, ho preso un coltello, vado a mettere la carne macinata, questa è poca raga, però c'ho questa, non mandavate a buttarla. Prendo le salsicce, le vado ad aprire e vi dico, questa è una ricetta che ho fatto da solo, nel senso che non la sono andata a vedere. Quindi andiamo con calma a svuotare il macinato di salsiccia, che poi c'è pure chi se la mangia cruda, a me sinceramente non tanto. Come vedete faccio fatica a toglierlo dal budello perché è stata precedentemente congelata, non è freschissima per farvi capire, cioè è sempre fresca ma comunque viene ormai da congelata, quindi chi se ne frega. Allora, e andiamo a svuotare qua. Ok, l'abbiamo svuotata, perfetto, quindi abbiamo carne macinata, abbiamo la carne di salsiccia. Io qua vado, sapete, a simpatia, paprika forte, ci vado a mettere un po' di papricuccia e vado ad attappare. Poi ci metto un pochino di aglio in polvere, andate sempre a sentimento, poi piano piano che vi imparate riuscite. Rosmarino non ce ne metto tanto perché sennò mi diventa molto coprente il rosmarino, quindi andiamo piano. Questi a me piacciono tantissimo, sono i semi di finocchio, di finocchiella, non so. Io questi qua ce li metto perché danno veramente un sapore delizioso, ragazzi. Quindi li vado a spostare e questo è il nostro macinato. Non ci metto olio, non ci metto assolutamente niente. Vado a mischiare bene gli ingredienti, così che
ogni parte di questa ricetta, di questa carne, sia imbevuta di aromi. Va bene? Molto molto bene. Che poi in realtà qui uno potrebbe fare anche con le mani e si sbrigherebbe un po' di più. Regà, prima che mi dimentico, ci vado a mettere anche un po' di prezzemolo. Andiamo a mettere un po' di prezzemolo, che a me sinceramente piace. Anzi, guarda, dato che sopra non ce lo voglio mettere, ce lo vado a incorporare un po' in mezzo. Molto molto profumato questo prezzemolo qua, eh? L'avevo preso quando ho fatto il sauté di cozze, che poi vi farò anche il video del sauté di cozze, ragazzi, non vi preoccupate che non scappate. E ok, e questo l'abbiamo fatto. I nostri funghi precedentemente puliti da noi li andiamo a farcire, non riempire, a farcire con la nostra carne. Non metto olio per il momento, o anzi mi ricordo che un po' di olio io ce l'avevo messo. Sembra, mi ricordo che un pochino di olio ce l'avevo messo, ma ragazzi, veramente poco poco poco, anche perché tanto se noi funghi si acchiappano tutto l'olio che ci mettete, sono tipo le melanzane, sono praticamente delle spugne. E vado a chiudere. Prendiamo il nostro macinato, cerchiamo di dividerlo per tre e lo andiamo a inserire qua come se fosse un tappo, va bene? Andiamo a pressare un pochettino, niente di esagerato, e uno l'abbiamo fatto. Queste sono ricette, almeno cerco di farvele semplici, gustose, e se ci fate caso noi utilizziamo spesso e volentieri il forno, perché si evitano di sporcare tutte le pentole, le cose, poi comunque non ci devi stare appresso, non devi stare girando, non fa niente. È una cottura un po' diversa, io la trovo una cottura molto molto divertente. Quindi vado a prendere anche quest'altro qua e vado a metterlo qui. Vedete, ho cercato di dividere al meglio. Quindi vi ripeto, il portobello è un fungo molto molto dolce, molto molto buono, lo si trova un po' da tutte le parti. Vi consiglio di mangiarlo, ad esempio anche questo fungo qua, se voi volete, lo potete spezzettare tutto piccolino, le salsicce ce le mettete sempre dentro, le mettete in padella e ci fate il sugo per la pasta, viene altrettanto buono. La cottura, regà, in realtà mettete tipo a 190, facciamo 190, per quanti minuti, dipende dal vostro forno. La carne sotto si deve, non dico scrocchiare, deve essere ben cotta la carne, perché diamo anche l'opportunità al fungo di cuocersi e di non fare brutte figure. Questo è il risultato crudo. Adesso io metto un forno statico, lo sto mettendo, non lo sto mettendo ventilato. Aspettiamo, io penso, un 25, 30, forse anche 40 minuti, dipende da quanto volete voi cotto il fungo. E ci rivediamo qua per l'assaggio e per l'impiattamento. A dopo. Mi sono dimenticato. Placca da forno, carta da forno, ci andiamo a mettere i nostri funghi sopra, che poi uno dice come fai? Ecco qua, tanto si vede anche il forno qua, forno già preriscaldato, quindi già in temperatura. Signori, ci vediamo dopo. Che fai, te ne privi di mangiarti un tarallo alla cipolla? No, non te ne privi. Signori, quanto è passato? Una trentina, una quarantina di minuti, all'incirca 190, i funghi sono pronti. Allora, andiamo a spegnere e vi faccio vedere il risultato. Eccola qua, guardate un po', vedete che la salsiccia è cotta, ovviamente quella è l'acqua di cottura dei funghi che viene rilasciata. E signori, eccolo qua, calcolate che noi, l'odore è buonissimo, cara mia Big Love, calcolate che noi ne facciamo tre, perché io e lei mangiamo poco a prescindere. In più, nel frigorifero, se non vado a dir cavolate, abbiamo anche delle melanzane che abbiamo fatto oggi al forno, quindi questa è la nostra cena. Signori, andiamo a impiattare, perché io ve ne voglio far vedere uno, vi voglio assaggiare insieme a voi quella che è la nostra creatura. Ragazzi, c'è un profumo, cioè se vi fidate dovete farli così. Vado a prendere questo qua, lo vado a impiattare, perfetto, e vado a prendere un coltello e una forchetta puliti. Quindi coltello e forchetta. Signori, faccio la foto per la miniatura e sono subito da voi. Vado a fare un assaggio spettacolare.
Vabbè, qualcuno mi deve fare, signori, guardate quanto liquido c'è ancora, cioè non sono secchi per niente. Ah, c'è un'acquolina, regà, va. Cioè sembrano delle piccole bistecche, guardate che figata. Vado qua, guardate il liquido. Ah, perfetto, questo ce lo rimettiamo sopra. Signori, assaggio infuocato questo. Odore buonissimo. Ah, tra l'altro si è rimessa a posto la lampada, perché gli ho dato un cazzotto nel fuori del backstage e mi sono accorto che era il problema del cavo. Però intanto tutti e tre cazzotti si è presi, giusto il memorandum per tutte le altre luci dentro casa. Signori, vado. No, la salsiccia si sente tutte le spezie. Quella che si sente più di tutti è la finocchiella, il seme di finocchio, per farvi capire. Il fungo è succosissimo. Si sente il prezzemolo, si sente il piccante della paprika. Ha il crunch, il fungo, ancora il crunch, molto molto buono. Io ci rivado perché è buonissimo. Grazie. Buonissimo. Buonissimo. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Era molto semplice, molto proprio semplice, corto, ma gustosissimo, raga. Gustosissimo. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento con il vostro CCC89. E ragazzi, buono, 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 bella.